Bella. Allora, adesso io parlo. La celebrazione della veglia è divisa in tre parti. La prima parte è la benedizione del fuoco che si fa fuori. Quindi se c'è qualcuno di voi che vuol venire fuori, quindi ben volentieri. Dopo la benedizione del fuoco c'è la seconda parte che è la liturgia della parola, dove ascolteremo varie letture. La terza parte invece è la benedizione dell'acqua. E poi finalmente l'Eucarestia, visto che Cristo risorge. Quindi adesso chi vuole, adesso tra poco vengono spente tutte le luci della Chiesa, chi vuol venire fuori per la processione del fuoco. Buonasera a tutti. Cominciamo la grande liturgia. Come tutti sapete, questa è la veglia più importante della liturgia dell'anno. È chiamata la madre di tutte le veglie ed è anche la radice della nostra fede. È qui che troviamo l'immagine di Cristo che ci porta avanti per tutto il cammino. Ora cominciamo con la benedizione. Il Signore sia nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Fratelli, Gesù Cristo, nostro Signore,
passò dalla morte alla vita, la Chiesa diffusa su tutta la terra chiama i suoi fedeli a vegliare in preghiera. Rivivremo la Pasqua del Signore nell'ascolto della parola e nella partecipazione. Preghiamo. O Padre, che per mezzo del tuo Figlio ci hai comunicato la fiamma viva del tuo fulgore, benedici questo fuoco. E mediante le feste pasquali il cielo, perché rinnovati nello Spirito possiamo giungere alla festa dello splendore eterno per Cristo nostro Signore. Amen. Adesso tienilo così alto. Appoggilo così. E oggi e ci custodisca Cristo Signore. No, serve la realtà. Cristo che risorge glorioso, disperda le tenebre del mondo.
sua processione. L'ho detto che te prima. Accendilo bene. Andiamo. Cristo, luce del mondo, rendiamo grazie a Dio. Cristo, luce del mondo, rendiamo grazie a Dio. Adesso state là. Il Signore sia nel tuo cuore, nella tua anima, nella tua mente, affinché possa proclamare degnamente il sacro. Amen. Esulti il coro degli angeli, esulti l'assemblea celeste. Un inno di gloria salute il trionfo del Signore risorto. Gioisca la terra inondata da così grande splendore. La luce del Re Eterno ha vinto le tenebre del mondo. Gioisca la Madre Chiesa, splendente della gloria del suo Signore. E questo Tempio tutto risuoni per le acclamazioni del popolo in festa. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. In alto i nostri cuori sono rivolti al Signore. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta esprimere con il canto l'esultanza dello spirito e inneggiare al Dio invisibile, Padre onnipotente, e al suo unico Figlio, Gesù Cristo, nostro Signore. Egli ha pagato per noi all'Eterno Padre il debito di Adamo, e con il sangue sparso per la nostra salvezza ha cancellato la condanna della colpa antica.
Questa è la vera Pasqua, in cui è ucciso il vero agnello, che con il suo sangue consacra le case dei fedeli. Questa è la notte in cui ha liberato i figli di Israele, nostri padri, dalla schiavitù dell'Egitto, e li ha fatti passare illesi attraverso il Mar Rosso. Questa è la notte in cui ha vinto le tenebre del peccato con lo splendore della colonna di fuoco. Questa è la notte che salva su tutta la terra i credenti nel Cristo, dall'oscurità del peccato e dalla corruzione del mondo. Li consacra all'amore del Padre e li unisce nella comunione dei santi. Questa è la notte in cui Cristo, spezzando i vincoli della morte, risorge vincitore dal sepolcro. O immensità del tuo amore per noi, o inestimabile segno di bontà, per riscattare lo schiavo hai sacrificato tuo figlio. Davvero era necessario il peccato di Adamo, che è stato distrutto con la morte del Cristo. Felice colpa che meritò di avere un così grande Redentore. Il santo mistero di questa notte sconfigge il male, lava le colpe, restituisce l'innocenza ai peccatori, la gioia agli afflitti. O notte veramente gloriosa, che ricongiungi la terra al cielo e l'uomo al suo Creatore. In questa notte di grazia accogli, Padre Santo, il sacrificio di lode che la Chiesa ti offre per mano dei suoi ministri nella solenne liturgia del cielo, frutto del lavoro delle api, simbolo della nuova luce. Ti preghiamo dunque, o Signore, che questo cielo, offerto in onore del tuo nome, per illuminare l'oscurità di questa notte, risplenda di luce che mai si spegne. Salga a te come profumo soave, si confonda con le stelle del cielo. Lo trovi acceso la stella del mattino, quella stella che non conosce tramonto. Cristo, tuo figlio, che è risuscitato dai morti, fa risplendere sugli uomini la sua luce serena e vive e regna nei secoli dei secoli. Amen. Fratelli e sorelle, dopo il solenne inizio della veglia, ascoltiamo con cuore sereno la parola di Dio. Meditiamo come nell'antica alleanza Dio ha salvato il suo popolo e nella pienezza dei tempi ha mandato a noi il suo Figlio come Redentore. Preghiamo perché Dio nostro Padre porti a compimento quest'opera di salvezza realizzata nella Pasqua. Preghiamo. Dio onnipotente ed eterno, ammirabile in tutte le opere del tuo amore, illumina i figli da te redenti perché comprendano che se tu, che fu grande l'inizio della creazione del mondo, ben più grande nella pienezza dei tempi, fu l'opera della nostra redenzione nel sacrificio pasquale di Cristo Signore. Egli vive e regna nei secoli dei secoli. Amen. Ci sediamo per l'ascolto della parola di Dio. Potete spegnere le candele.
dal libro della Genesi. In principio Dio creò il cielo e la terra. Dio disse: facciamo l'uomo a nostra immagine, secondo la nostra somiglianza. Domini sui pesci del mare e sugli uccelli del cielo, sul bestiame, su tutti gli animali selvatici e su tutti i rettili che strisciano sulla terra. E Dio creò l'uomo a sua immagine, a immagine di Dio lo creò, maschio e femmina li creò. Dio li benedisse e disse loro: siate fecondi e moltiplicatevi, riempite la terra e soggiogatela, dominate sui pesci del mare e sugli uccelli del cielo e su ogni essere vivente che striscia sulla terra. Dio disse: ecco, io vi do ogni erba che produce semente e che è su tutta la terra, e ogni albero fruttifero che produce seme, saranno il vostro cibo. A tutti gli animali selvatici, a tutti gli uccelli del cielo e a tutti gli esseri che strisciano sulla terra e nei quali è alito di vita, io do in cibo ogni erba verde. E così avvenne. Dio vide quanto aveva fatto, ed ecco, era cosa molto buona. Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio. Dell'amore del Signore è piena la terra. E l'amore del Signore è piena la terra. Retta è la parola del Signore e fedele ogni sua opera. Egli ama la giustizia e il diritto. Dell'amore del Signore è piena la terra. E l'amore del Signore è piena la terra. Dalla parola del Signore furono fatti i cieli, dal soffio della sua bocca ogni loro schiera. Come in un otre raccoglie le acque del mare, chiude in riserve gli abissi. E l'amore del Signore è piena la terra. Beata la nazione che ha il Signore come Dio, il popolo che Egli ha scelto come sua eredità. Il Signore guarda dal cielo, Egli vede tutti gli uomini. E l'amore del Signore è piena la terra. L'anima nostra attende il Signore, Egli è nostro aiuto e nostro scudo. Sia su di noi il tuo amore, Signore, come da te noi speriamo. E l'amore del Signore è piena la terra. Ci alziamo in piedi. Preghiamo. O Dio, Padre dei credenti, che estendendo a tutti gli uomini il dono dell'adozione filiale, moltiplichi in tutta la terra i tuoi figli e nel sacramento pasquale del battesimo adempi la promessa fatta ad Abramo di renderlo padre di tutte le nazioni, concedi al tuo popolo di rispondere degnamente alla grazia della tua chiamata, per Cristo nostro Signore. Amen. Dal libro della Genesi. In quei giorni Dio mise alla prova Abramo e gli disse: Abramo. Rispose: eccomi. Riprese: prendi tuo figlio, il tuo unigenito che ami, Isacco, va nel territorio di Moria e offrilo in olocausto su di un monte che io ti indicherò. Abramo si alzò di buon mattino, selò l'asino, prese con sé due servi e il figlio Isacco, spaccò la legna per l'olocausto e si mise in viaggio verso il luogo che Dio gli aveva indicato. Il terzo giorno Abramo alzò gli occhi e da lontano vide quel luogo.
Allora Abramo disse ai suoi servi: fermatevi qui con l'asino. Io e il ragazzo andremo fin lassù. Ci prostreremo e poi ritorneremo da voi. Abramo prese la legna dell'olocausto e la coricò sul figlio Isacco. Prese in mano il fuoco e il coltello. Poi proseguirono tutti e due insieme. Isacco si rivolse al padre Abramo e disse: «Padre mio!» Rispose: «Eccomi, figlio mio!» Riprese: «Ecco qui il fuoco e la legna, ma dov'è l'agnello per l'olocausto?» Abramo rispose: «Dio stesso si provvederà l'agnello per l'olocausto, figlio mio!» Proseguirono tutti e due insieme. Così arrivarono al luogo che Dio gli aveva indicato. Qui Abramo costruì l'altare, collocò la legna, legò suo figlio Isacco e lo depose sull'altare, sopra la legna. Poi Abramo stese la mano e prese il coltello per immolare suo figlio. Ma l'angelo del Signore lo chiamò dal cielo e gli disse: «Abramo, Abramo!» Rispose: «Eccomi!» L'angelo disse: «Non stendere la mano contro il ragazzo e non fargli niente. Ora so che tu temi Dio e non mi hai rifiutato tuo figlio, il tuo unigenito». Allora Abramo alzò gli occhi e vide un ariete impigliato con le corna in un cespuglio. Abramo andò a prendere l'ariete e lo offrì in olocausto invece del figlio. Abramo chiamò quel luogo «Il Signore vede», perciò oggi si dice «Sul monte il Signore si fa vedere». L'angelo del Signore chiamò dal cielo Abramo per la seconda volta e disse: «Giuro per me stesso, oracolo del Signore, perché tu hai fatto questo e non hai risparmiato tuo figlio, il tuo unigenito. Io ti colmerò di benedizione e renderò molto numerosa la tua discendenza, come le stelle del cielo e come la sabbia che è sul lido del mare. La tua discendenza si impadronirà delle città dei nemici. Si diranno benedette nella tua discendenza tutte le nazioni della terra, perché tu hai obbedito alla mia voce». Parola di Dio. Proteggi, mio Dio, in te mi rifugio. Proteggi, mio Dio, in te mi rifugio. Il Signore è mia parte di eredità e mio calice. Nelle tue mani è la mia vita. Io pongo sempre davanti a me il Signore. Sta alla mia destra, non potrò vacillare. Proteggi, mio Dio, in te mi rifugio. Per questo gioisce il mio cuore ed esulta la mia anima. Anche il mio corpo riposa al sicuro, perché non abbandonerai la mia vita negli inferi, né lascerai che il tuo fedele veda la fossa. Proteggi, mio Dio, in te mi rifugio. Mi indicherai il sentiero della vita, gioia piena alla tua presenza, dolcezza senza fine alla tua destra. Proteggi, mio Dio, in te mi rifugio. Preghiamo. O Dio, anche ai nostri giorni vediamo risplendere i tuoi antichi prodigi, ciò che hai fatto con la tua mano potente per liberare un solo popolo dall'oppressione del faraone, ora lo compi attraverso l'acqua del battesimo. Per la salvezza di tutti i popoli, concedi che l'umanità intera sia accolta tra i figli di Abramo e partecipi alla dignità del popolo eletto, per Cristo nostro Signore. Amen.
Dal libro dell'Esodo. In quei giorni il Signore disse a Mosè: «Perché gridi verso di me? Ordina agli israeliti di riprendere il cammino. Tu intanto alza il bastone, stendi la mano sul mare e dividilo, perché gli israeliti entrino nel mare all'asciutto. Ecco, io rendo ostinato il cuore degli egiziani, così che entrino dietro di loro e io dimostri la mia gloria sul Faraone e su tutto il suo esercito, sui suoi carri e sui suoi cavalieri. Gli egiziani sapranno che io sono il Signore, quando dimostrerò la mia gloria contro il Faraone, i suoi carri e i suoi cavalieri». L'angelo di Dio, che precedeva l'accampamento di Israele, cambiò posto e passò indietro. Anche la colonna di nube si mosse e dal davanti passò dietro. Andò a porsi tra l'accampamento degli egiziani e quello di Israele. La nube era tenebrosa per gli uni, mentre per gli altri illuminava la notte. Così gli uni non poterono avvicinarsi agli altri durante tutta la notte. Allora Mosè stese la mano sul mare e il Signore durante tutta la notte risospinse il mare con un forte vento d'oriente, rendendolo asciutto. Le acque si divisero. Gli israeliti entrarono nel mare sull'asciutto, mentre le acque erano per loro un muro a destra e a sinistra. Gli egiziani li inseguirono e tutti i cavalli del Faraone, i suoi carri e i suoi cavalieri entrarono dietro di loro in mezzo al mare. Ma alla veglia del mattino il Signore, dalla colonna di fuoco e di nube, gettò uno sguardo sul campo degli egiziani e lo mise in rotta. Frenò le ruote dei loro carri, così che a stento riuscivano a spingerle. Allora gli egiziani dissero: «Fuggiamo di fronte a Israele, perché il Signore combatte per loro contro gli egiziani». Il Signore disse a Mosè: «Stendi la mano sul mare, le acque si riversino sugli egiziani, sui loro carri e sui loro cavalieri». Mosè stese la mano sul mare e il mare, sul far del mattino, tornò al suo livello consueto, mentre gli egiziani, fuggendo, si dirigevano contro. Il Signore li travolse così in mezzo al mare. Le acque ritornarono e sommersero i carri e i cavalieri di tutto l'esercito del Faraone, che erano entrati nel mare dietro a Israele. Non ne scampò neppure uno. Invece gli israeliti avevano camminato sull'asciutto in mezzo al mare, mentre le acque erano per loro un muro a destra e a sinistra. In quel giorno il Signore salvò Israele dalla mano degli egiziani e Israele vide gli egiziani morti sulla riva del mare. Israele vide la mano potente con la quale il Signore aveva agito contro l'Egitto, e il popolo temette il Signore e credette in Lui e in Mosè, suo servo. Allora Mosè e gli israeliti cantarono questo canto al Signore e dissero: «Cantiamo al Signore, stupenda è la sua vittoria». Cantiamo al Signore, stupenda è la sua vittoria. Voglio cantare al Signore perché ha mirabilmente trionfato. Cavallo e cavaliere ha gettato nel mare. Mia forza e mio canto è il Signore. Egli è stato la mia salvezza. È il mio Dio, lo voglio lodare. Il Dio di mio padre, lo voglio esaltare. Cantiamo al Signore, stupenda è la sua vittoria. Il Signore è un guerriero. Signore è il suo nome. I carri del Faraone e il suo esercito li ha scagliati nel mare. I suoi combattenti scelti furono sommersi nel Mar Rosso. Cantiamo al Signore, stupenda è la sua vittoria.
Gli abissi li ricoprirono, sprofondarono come pietra. La tua destra, Signore, è gloriosa per la potenza. La tua destra, Signore, annienta il nemico. Cantiamo, Signore, stupenda è la sua vittoria. Tu lo fai entrare e lo pianti sul monte della tua eredità, luogo che per tua dimora, Signore, hai preparato, santuario che le tue mani, Signore, hanno fondato. Il Signore regni in eterno e per sempre. Cantiamo, Signore, stupenda la sua vittoria. Preghiamo. Dio onnipotente ed eterno, moltiplica a gloria del tuo nome la discendenza promessa alla fede dei patriarchi e aumenta il numero dei tuoi figli, perché la Chiesa veda realizzato il disegno universale di salvezza, nel quale i nostri padri avevano fermamente operato. Per Cristo nostro Signore. Amen. Dal libro del profeta Isaia. Così dice il Signore: o voi tutti assetati, venite all'acqua. Voi che non avete denaro, venite, comprate e mangiate. Venite, comprate senza denaro, senza pagare vino e latte. Perché spendete denaro per ciò che non è pane, il vostro guadagno per ciò che non sazia? Su, ascoltatemi e mangerete cose buone e gusterete cibi succulenti. Porgete l'orecchio e venite a me, ascoltate e vivrete. Io stabilirò per voi un'alleanza eterna, i favori assicurati a Davide. Ecco, l'ho costituito testimone fra i popoli, principe e sovrano sulle nazioni. Ecco, tu chiamerai gente che non conoscevi. Accorreranno a te nazioni che non ti conoscevano, a causa del Signore tuo Dio, del Santo di Israele che ti onora. Cercate il Signore mentre si fa trovare, invocatelo mentre è vicino. L'empio abbandoni la sua via e l'uomo iniquo i suoi pensieri. Ritorni al Signore chi avrà misericordia di lui e al nostro Dio che largamente perdona. Perché i miei pensieri non sono i vostri pensieri. Le vostre vie non sono le mie vie, oracolo del Signore. Quanto il cielo sovrasta la terra, tanto le mie vie sovrastano le vostre vie, i miei pensieri sovrastano i vostri pensieri. Come infatti la pioggia e la neve scendono dal cielo e non vi ritornano senza avere irrigato la terra, senza averla fecondata e fatta germogliare, perché dia il seme a chi semina e il pane a chi mangia, così sarà della mia parola uscita dalla mia bocca. Non ritornerà a me senza effetto, senza aver operato ciò che desidero e senza aver compiuto ciò per cui l'avevo mandata. Parola di Dio. Attingeremo con gioia alle sorgenti della salvezza. Attingeremo con gioia alle sorgenti della salvezza.
Ecco, Dio è la mia salvezza. Io avrò fiducia, non avrò timore, perché mia forza e mio canto è il Signore. Egli è stato la mia salvezza. Attingeremo con gioia alle sorgenti della salvezza. Attingerete acqua con gioia alle sorgenti della salvezza. Renderete grazie al Signore e invocate il suo nome. Proclamate fra i popoli le sue opere. Fate ricordare che il suo nome è sublime. Attingeremo con gioia alle sorgenti della salvezza. Cantate inni al Signore, perché ha fatto cose eccelse. Le conosca tutta la terra. Canta ed esulta, tu che abiti in Sion, perché grande in mezzo a te è il Santo di Israele. Attingeremo con gioia alle sorgenti della salvezza. E ora che è il momento con gioia cantare il Gloria. Questa santissima notte con la gloria della risurrezione del Signore, ravviva nella tua Chiesa lo spirito di adozione filiale, perché rinnovati nel corpo e nell'anima siamo sempre fedeli al tuo servizio, per Cristo
nostro Signore. Amen. Dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Romani. Fratelli, non sapete che quanti siamo stati battezzati in Cristo Gesù, siamo stati battezzati nella sua morte? Per mezzo del battesimo, dunque, siamo stati sepolti insieme a Lui nella morte, affinché, come Cristo fu risuscitato dai morti per mezzo della gloria del Padre, così anche noi possiamo camminare in una vita nuova. Se infatti siamo stati intimamente uniti a Lui, a somiglianza della sua morte, lo saremo anche a somiglianza della sua risurrezione. Lo sappiamo, l'uomo vecchio che è in noi è stato crocifisso con Lui, affinché fosse reso inefficace questo corpo di peccato e noi non fossimo più schiavi del peccato. Infatti, chi è morto è liberato dal peccato. Ma se siamo morti con Cristo, crediamo che anche vivremo con Lui, sapendo che Cristo, risorto dai morti, non muore più. La morte non ha più potere su di Lui. Infatti, Egli morì, e morì per il peccato una volta per tutte. Ora, invece, vive, e vive per Dio. Così anche voi, consideratevi morti al peccato, ma viventi per Dio in Cristo Gesù. Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio. Alleluia, alleluia, alleluia. Rendete grazie. Il Signore sia con ognuno di voi. E con il tuo spirito. Dal Vangelo secondo Luca. Gloria a te, Signore. Il giorno primo della settimana, al mattino presto, le donne si recarono al sepolcro, portando con sé gli aromi che avevano preparato. Trovarono che la pietra era stata rimossa dal sepolcro e, entrate, non trovarono il corpo del Signore Gesù. Mentre si domandavano che senso avesse tutto questo, ecco due uomini presentarsi a loro in abito svolgorante. Le donne, impaurite, tenevano il volto chinato a terra, ma quelli dissero loro: «Perché cercate tra i morti colui che è vivo? Non è qui, è risorto. Ricordatevi come vi parlò quando era ancora in Galilea e diceva:
Bisogna che il Figlio dell'uomo sia consegnato in mano ai peccatori, sia crocifisso e risorga al terzo giorno. Ed esse si ricordarono delle sue parole e, tornate dal sepolcro, annunciarono tutto questo agli undici e a tutti gli altri. Erano Maria Maddalena, Giovanna e Maria madre di Giacomo. Anche le altre che erano con loro raccontavano queste cose agli apostoli. Quelle parole parvero a loro come un vaneggiamento e non credevano ad esse. Pietro tuttavia si alzò, corse al sepolcro e, chinatosi, vide soltanto i teli e tornò indietro, pieno di stupore per l'accaduto. Parola del Signore. Per tutti noi, questa notte è la notte più importante della vita e specialmente della nostra vita interiore. Provate a pensare a una persona che non crede in Dio. Una persona che vive giorno per giorno e che sa che tutto finisce, polvere. Abbiamo cominciato il Triduo, se ricordate, giovedì, con la nelle tenebre. Cristo che viene arrestato. Cristo prima celebra l'Eucaristia, la prima Eucaristia, che è la radice di questa presenza costante sua in mezzo a noi. Tante volte, almeno per me, che sono prete da tanti anni, ancora quando celebro l'Eucaristia e consacro il pane, mi chiedo, ci sei tu? C'è sempre quel piccolo dubbio, eppure lui è lì. Ha dato segni costanti nella storia, fino ad oggi, di questa presenza. Tante volte riceviamo l'Eucaristia, quel momento, Padre, Figlio, Spirito Santo, e poi quando usciamo è tutto passato. Chissà se ci ricordiamo ancora che abbiamo ricevuto Lui e che Lui è dentro di noi. La notte di paura, di tenebre. Cristo che viene arrestato ed ecco questa notte ancora tenebre, però c'è una luce che appare, una luce che comincia a illuminare le tenebre, Cristo. È importante, sapete, questa notte proprio perché la vita ha senso. Non moriamo come gli animali.
Abbiamo questo spirito dentro di noi e sappiamo che incontriamo quelle persone amate sempre. Non è che quando ci passiamo l'altra sponda gli affetti diminuiscono o sono tagliati. No. Quelle persone amate ci attendono e ci accompagnano. E questa è la speranza, una speranza che è certezza. Quando nel Vangelo abbiamo sentito che le donne sono andate alla tomba, non c'era speranza, solo vedevano la morte, niente di più. Andavano a portare gli aromi però loro non credevano che Cristo sarebbe risorto. Non c'era speranza. Per loro quella notte era la morte. Che al mattino poi arrivano e scoprono la pietra rimossa. Chi di voi ha avuto l'esperienza di andare nella Terra Santa e ha visto questi luoghi? Certamente non può essere tornato come prima. È ritornato una esperienza di Lui. E qui, che questa luce che noi vediamo di fronte a noi dovrebbe costantemente illuminare il nostro cuore. Anche nei momenti più tragici delle tenebre, e li stiamo vivendo tutti con questa guerra infame, le morti, sembra che tutto crolli, eppure Lui ci dice: ci sono presente. Ma perché non fai il miracolo? Lui lascia la libertà dell'uomo. Non siamo robots, però suggerisce come dobbiamo comportarci. Ecco allora che le tenebre devono essere illuminate da Lui. Questa è la nostra Pasqua. Dobbiamo ringraziare Lui che costantemente ci accompagna, ci sta vicino. Il Salmo 120 dice: io sono il tuo custode, io sono la tua ombra. Se voi guardate i vostri piedi, se li guardate, vedete che avete l'ombra, sì o no? E Dio dice, Cristo dice, io sono la tua ombra. Cosa vuol dire? Vuol dire che Lui ci cammina costantemente accanto, giorno e notte. Anche se noi non pensiamo a Lui, Lui ci cammina accanto. Ecco allora la bellezza, la pace che Lui dà a ognuno di noi. Io sono con te. Non spaventarti se dobbiamo camminare nella valle oscura. Verremo a ricevere l'Eucaristia, il corpo di Cristo. È Lui che ci dà forza e coraggio. Quando usciamo da questa chiesa ad annunciarlo, è Pasqua.
giorno della risurrezione, il giorno della vita, una vita che non muore mai. La morte è stata vinta. Ed è qui ciò che ci dà forza e coraggio di annunciare come missionari. Infatti, quando ero in Africa, questa era la notte più danzante. Le persone che danzavano, cantavano, è una cerimonia che durava 5-6 ore, perché loro dicevano: questa è la nostra vita. Non so se noi avremo coraggio di annunciare il Cristo alle persone domani, il dopodomani, non vergognarci di essere cristiani, perché allora, se ci vergogniamo di Lui, vuol dire che Cristo non è risorto in noi, portiamo ancora la tenebra. Chiediamo al Signore che ci illumini e ci guidi affinché possiamo avere il coraggio di dire come Giovanni: abbiamo udito ciò che noi abbiamo veduto, coi nostri occhi l'abbiamo guardato, ciò che noi abbiamo contemplato, ciò che noi abbiamo toccato è il Cristo, la nostra vita. Anche noi dovremmo avere il coraggio, perché questa sera l'abbiamo ascoltato e lo tocchiamo nell'Eucaristia. Eccolo qua. Insomma, dell'acqua. Ora benediciamo l'acqua. Fratelli e sorelle, supplichiamo il Signore Dio nostro perché benedica quest'acqua. È meglio andare là. Dai, Nicolò, porta, tienilo. Andiamo. Dovrebbe anche prendere la candela, sì, sì. Fratelli e sorelle, supplichiamo il Signore Dio nostro perché benedica quest'acqua con la quale saremo aspersi in memoria del nostro battesimo. Il Signore ci rinnovi interiormente per essere sempre fedeli allo Spirito Santo che ci è stato dato. Signore Dio nostro, sii presente in mezzo al tuo popolo che veglia in preghiera in questa santissima notte, memori dell'opera mirabile della nostra creazione e dell'opera ancor più mirabile della nostra salvezza. Ti preghiamo di benedire quest'acqua. Tu l'hai creata perché donasse fecondità alla terra e offrisse sollievo e freschezza dei nostri corpi. Preghiamo di questo dono della creazione che hai fatto un segno della tua misericordia attraverso l'acqua del mare rosso hai liberato il tuo popolo dalla schiavitù e nel deserto hai placato la sua sete con l'acqua della roccia. Con l'immagine dell'acqua viva i profeti hanno preannunciato la nuova alleanza.
che tu intendevi offrire agli uomini. Ravviva in noi, Signore, nel segno dell'acqua benedetta, il ricordo del battesimo e donaci di essere uniti nella gioia dei nostri fratelli e sorelle che sono stati battezzati nella Pasqua del Cristo Signore, che vive e regna nei secoli dei secoli. Amen. E ora è il momento di rinnovare le nostre promesse battesimali. Quando le rinnoviamo, pensateci sopra. Non ditelo solo con la bocca. Ditelo col cuore. Che ci credete? Se no fate silenzio. Perché tante volte corriamo il rischio di dirli per abitudine. E invece è importante che adesso, questa notte, le rinnoviamo con fede e diciamo sì, Signore. Rinunciate a Satana. Rinuncio. E a tutte le sue opere. Rinuncio. A tutte le sue seduzioni. Rinuncio. Credete in Dio Padre Onnipotente, Creatore del cielo e della terra? Credo. Se fossi stato in mezzo agli africani sarebbero stati più urlanti. Voi siete un po' più debolucci. Credete in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore, che nacque da Maria Vergine, morì e fu sepolto, è risuscitato dai morti e siede alla destra del Padre? Credo. Oh, questo è robusto. Credete nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la risurrezione della carne e la vita eterna? Credo. Dio Onnipotente, Padre del nostro Signore Gesù Cristo, che ci hai liberati dal peccato e ci hai fatti rinascere nell'acqua e nello Spirito, ci custodisca con la sua grazia per la vita eterna, per Cristo nostro Signore. Amen. Adesso bisogna dare la benedire. Adesso il celebrante passerà in mezzo ai fedeli, benedendoli con l'acqua nuova appena benedetta. Questa quella è l'acqua nuova? Sì, sì, appena presa. Thank you.
finito l'offertorio. Ci sediamo per l'offertorio. Preghiamo, fratelli e sorelle, perché il nostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente. Con queste offerte accogli, o Signore, le preghiere del tuo popolo, perché i sacramenti scaturiti dal mistero pasquale per tua grazia ci ottengano la salvezza eterna, per Cristo nostro Signore. Amen. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. In alto i nostri cuori. Sono rivolti al Signore. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È cosa buona e giusta. È giusto lodarti e ringraziarti, Padre Santo, in Cristo tuo Figlio, nostra Pasqua si è immolato. È Lui, il vero agnello, che ha tolto i peccati del mondo. È Lui che morendo ha distrutto la morte e risorgendo ha ridato a noi la vita. Per questo mistero di salvezza, uniti agli angeli e ai santi, cantiamo con gioia l'inno della tua lode.
Veramente santo sei tu, o Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane e rese grazie. Lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Allo stesso modo prese il calice, dopo aver cenato, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti, in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa, diffusa su tutta la terra, e qui convocata nel giorno, nella notte gloriosa della risurrezione di Cristo Signore, nel suo vero corpo. Rendila perfetta nell'amore, in comunione col nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Giuseppe, presbiteri, diaconi col popolo che hai redento. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione. E nella tua misericordia di tutti i defunti, ammettili alla luce del tuo volto. Ricordiamoci che i defunti non sono al cimitero, ci camminano sempre accanto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe suo sposo, gli apostoli e tutti i santi che in ogni tempo ti furono graditi, e in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo,
A te, Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Lo cantano il Padre nostro. Lo cantano. E ora, con uno spirito gioioso, cantiamo il Padre nostro. Vado a prendere l'altra Eucaristia. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della Tua misericordia vivremo sempre liberi dal male e sicuri da ogni pericolo, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Tuo è il regno, tua è la potenza e la gloria nei secoli. Signore Gesù Cristo, la pace sia con voi. E con il tuo spirito. Nella gioia del Signore risorto, scambiatevi uno sguardo di pace. Che con i peccati nel mondo
Ecco l'agnello di Dio. Ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello. O Signore, non son degno tua messa, ma di soltanto una parola ed io sarò salvato. Il corpo e il sangue di Cristo ci custodiscono per la vita eterna.
Vengo direttamente da San Zeno, appena terminata la veglia pasquale, sono contento che qua ci sia stato Don Luciano, perché sicuramente vi avrà trasmesso la fede profonda dei padri comboniani, con tutta la sua autenticità. Per cui colgo l'occasione di fare gli auguri di buona Pasqua a Don Luciano e a tutta la vostra congregazione, perché possiate sempre, come era lo stile anche del Don Daniele Comboni, annunciare il Vangelo anche nelle fatiche qualche volta, e con la semplicità anche dei figli di Dio. E così anche un augurio di buona Pasqua al Diacono Francesco, a Don Luigi, a Don Adriano, che in questi giorni hanno dato un'importante mano anche nelle confessioni e sono presenti nella nostra comunità. Ai chierichetti, alle chierichette che sono sempre anche loro servizievoli, ed è bello girare e vederli che gironzano sull'altare e fanno il loro piccolo ma importante servizio. E così al coro che questo quello di stasera è quello di messa prima, ma questa sera hanno fatto anche quello della veglia, per cui è bello anche vedervi servire la comunità in questo modo. Un augurio di buona Pasqua anche a tutti i collaboratori, a tutte le catechiste, i volontari, a tutte quelle persone che nella comunità svolgono un servizio gratuito, nella disponibilità che è a loro appunto confacente, e lo fanno sempre con modo anche servizievole, anche con generosità. A quanti anche che sono disponibili per la pulizia dell'ambiente esterno, degli ambienti parrocchiali, della stessa canonica, delle sale parrocchiali, insomma a tutte quelle persone che hanno e mettono mano qua nella comunità. Tra l'altro siamo proprio freschi, Don Luciano, della benedizione della Via Crucis esterna di sabato scorso fatta dal Vescovo Giuseppe, poi anche dalla benedizione della cappellina dedicata all'adorazione. Magari dopo fai un passo e così a fine messa puoi vederla. Vorrei anche un pensiero di auguri a tutte le persone ammalate, ai sofferenti, a quanti sono nelle case di cura, negli ospedali, nelle case di riposo, a chi vive anche, a chi vivrà la Pasqua da solo, da sola, a chi ha delle croci, a chi ha delle difficoltà che portano il cuore e non sempre si sanno, si vedono, però anche nelle confessioni di questi giorni abbiamo toccato noi sacerdoti con mano proprio come le persone abbiano bisogno anche di dire davanti al Signore la loro situazione, e come anche il Signore a chi si genuflette e si confessa dà la grazia, la forza, il sacramento della riconciliazione per vivere al meglio. Non sempre vengono tolte le fatiche. Non è che la confessione in maniera magica risolve i problemi, però dà un là particolare e uno stile di vita per essere appunto cristiani. Ecco, questo è bello perché la vita ha sempre l'ultima parola e ce lo dice proprio la festa celebrata in questi giorni e in particolare nella veglia pasquale. Sulla morte e sul dolore la vita vince sempre, magari non subito, ma dopo sì. E dopo anche, potrebbe essere un dopo anche molto lontano, nell'aldilà sicuramente, se questa vita non sarà così. Quindi a tutti di cuore un augurio di buona Pasqua. Il foglietto è sempre stato fatto a colori, oggi ho fatto partire la stampante, mi sono spostata e alla fine mi sono accorto che è bianco e nero, proprio il giorno di Pasqua. Però ho detto, meglio la vita a colori che il foglio a colori, la vita bianco e nero. Per cui, vabbè, è nato così, teniamolo, dito, ma mi dà lo spunto anche per dire che sia una vita colorata e vivace la nostra esperienza umana. Ci sono alcuni appuntamenti, ne ricordo solamente un paio. Beh, domani, come tutte le domeniche, è solennità alla grande, per cui lunedì alle ore 10 faremo la Santa Messa e poi ci sarà la benedizione delle automobili, come è tradizione fare lunedì di Pasquetta. Mi permetto di ricordare due appuntamenti che sono simili, ed è il mercoledì e il giovedì. Il mercoledì con l'Eucaristia alle 18 a San Zeno e poi anche l'adorazione eucaristica, e il giovedì invece è qua alle 18 con l'adorazione eucaristica, però questa settimana vivremo il gruppo di preghiera Padre Pio. Vi permetto di dire questo perché Papa Francesco insiste molto sull'adorazione, perché perdere tempo davanti al Signore nell'Eucaristia, davanti all'Eucaristia, è la sorgente anche della nostra vita, della nostra speranza, per cui quanti riescono invito proprio a partecipare e fare questo anche per la pace nel mondo. Tra l'altro stasera c'erano tre bambini a San Zeno ucraini che hanno fatto i chierichetti e hanno servito messa, quindi è stato bello anche avere loro a fianco. Sabato e domenica prossimi, ragazzi, è una grandissima festa perché 7 giorni dopo la Pasqua c'è la festa
della Divina Misericordia. E quindi vivremo anche quella domenica come il dono grande dato dal Signore. Invochiamo dal Signore, da Maria Santissima, il dono della pace. Sotto la tua protezione cerchiamo. Preghiamo. Preghiera finale di Pasqua. Dio onnipotente, proteggi sempre la tua Chiesa, Dio onnipotente, con l'inesauribile forza del tuo amore, perché rinnovata dai sacramenti pasquali giunga alla gloria della risurrezione. Per Cristo nostro Signore. Amen. In questo santo giorno di Pasqua, Dio onnipotente vi benedica e nella sua misericordia vi difenda da ogni insidia del peccato. Amen. Dio, che vi rinnova per la vita eterna nella risurrezione del suo Figlio unigenito, vi conceda il premio dell'immortalità futura. Amen. Voi, che dopo i giorni della passione del Signore celebrate nella gioia la festa di Pasqua, possiate giungere con animo esultante alla festa senza fine. Amen. E la benedizione di Dio onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi e con voi rimanga sempre. Amen. Adesso, a fine messa, ci saranno due chierichetti che vi daranno l'acqua benedetta nella bottiglietta. Vi chiediamo di prenderne una per famiglia, quindi basta per tutta la famiglia, ecco. Quindi man mano che uscite, con calma, quindi fermatevi. Nella gioia del Signore risorto, andate in pace. Alleluia, alleluia. Rendiamo grazie a Dio. Alleluia, alleluia.